In Argentina si andrà al ballottaggio per eleggere il nuovo presidente. Nelle elezioni di domenica, Unione per la Patria del candidato di sinistra e attuale ministro dell'economia Sergio Massa è infatti riuscito a tenere testa a Libertà Avanza del candidato libertario di estrema destra Javier Milei, che era favorito. Massa ha ottenuto il 36,67% dei voti, mentre Milei si è fermato al 29,99%. Uniti per il cambiamento, guidato da Patricia Bullrich, ha ottenuto il 23,83%, colpevole di una campagna poco incisiva, che comunque ora potrebbe essere l'ago della bilancia al ballottaggio. Il candidato governativo ha dalla sua la polarizzazione tra destra e sinistra, che ha portato i suoi frutti, mentre Milei ha incentrato la sua campagna con idee e proclami anticasta, ma la battaglia è aperta. Entrambi i candidati ora galvanizzano i supporter e lanciano la corsa per la Casa Rosada. Le sfide per il vincitore sono tutt'altro che semplici. Nei primi 7 mesi dell'anno l'economia del paese ha fatto registrare una contrazione dell'1,8%, ma la preoccupazione principale degli argentini rimane l'iperinflazione, arrivata oltre il 138% a settembre. E secondo le stime della Banca Centrale Argentina dovrebbe raggiungere il 180%. Il dato più alto dalla crisi dell'89-90. Il tasso di disoccupazione è di poco superiore al 6%, uno dei più bassi degli ultimi decenni. Non vale però a migliorare la situazione perché, data l'erosione del potere di acquisto, anche chi lavora finisce per far parte di quel 40% della popolazione classificata come povera.